Buongiorno, oggi è mercoledì 13 ottobre, benvenuti al nostro consueto appuntamento quotidiano con la rassegna stampa. Iniziamo col vedere la pagina di apertura del Corriere della Sera, il quale dà spazio al G20 in particolare e dice: Draghi, aiutare l'Afghanistan non è legittimare il regime talebano, sono le parole del Presidente del Consiglio, il G20 e l'emergenza umanitaria. Ad aprire il G20 sulla crisi dell'Afghanistan, l'appello del segretario dell'ONU. Aiuti per la popolazione o tutto il mondo pagherà un prezzo alto. Mario Draghi, un mandato all'ONU per agire, questo richiederà contatti con i talebani, ma ciò non significa un loro riconoscimento, afferma il Presidente del Consiglio. Le strade possibili per Kabul, i meriti dell'Italia, nel commento di Franco Venturini, dove si rileva anche il ruolo che ha avuto l'Italia anche in ambito internazionale. Green Pass, orari e controlli. Grillo, Lega e Fratelli d'Italia chiedono tamponi gratuiti per chi lavora, il no del PD, timori per i cortei di sabato. Protesta dei portuali di Trieste, no alla carta verde o blocchiamo l'attività, orari e controlli. Da venerdì parte la rivoluzione del Green Pass con i controlli per entrare nei luoghi di lavoro, ma questo provvedimento non trova d'accordo tutte le forze politiche. E ancora, Forza Nuova, scontro sullo scioglimento, partiti divisi, il Premier afferma che è opportuno valutare, partiti divisi sullo scioglimento di Forza Nuova, il Premier Draghi, stiamo riflettendo. Vediamo il Corriere Fiorentino adesso. Un proiettile per il segretario della CISL e il segretario Beccastrini, lettera di minacce al leader dei metalmeccanici Beccastrini accusato di avallare i licenziamenti. Una lettera con minacce contenente un proiettile è stata recapitata nella sede regionale della CISL. La missiva era indirizzata al segretario dei metalmeccanici, il valdarnese Alessandro Beccastrini. La CISL esprime vicinanza e solidarietà, una solidarietà in verità poi generale, da parte di politici, amministratori e pubbliche istituzioni, al segretario. Fatto oggetto, si legge, di una gravissima intimidazione e un rinnovato impegno a fianco dei lavoratori e contro ogni forma di violenza. Solidarietà a Beccastrini è stata espressa anche dalla segretaria regionale della CGIL, Dalida Angelini. Nelle farmacie e assalto al tampone, altro argomento, l'appuntamento fra una settimana, da venerdì l'obbligo Green Pass per chi va al lavoro. Qualche altra notizia? Vediamo anche qui questa fotonotizia al centro, la Ollus in Centro, che lavora con i minori delle comunità, nell'officina sociale delle biciclette a sporcarsi le mani. Nel seminterrato di via del Canto Rivolto, dove opera l'officina sociale che ripara e vende biciclette, c'è questa testimonianza fotografica che appunto testimonia questo impegno quotidiano in chiave solidale. Veniamo al primo servizio di questa nostra edizione dell'edicola Rassegna Stampa. Si parla di terza dose di vaccino e Green Pass che dura un altro anno. In questo servizio vediamo la situazione generale in Toscana e poi il piano vaccinale. Da alcune settimane è cominciata anche in Toscana la somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid alle categorie prioritarie previste dal governo e il portale prenotavaccino.sanità.toscana.it, già attivato per le terze dosi degli ultra ottantenni e del personale delle residenze sanitarie assistite, è stato aperto anche al personale sanitario e si sono prenotate già decine di migliaia di persone. Ma quanto durerà il Green Pass dopo la somministrazione della terza dose? Alla domanda ha risposto il governo sul sito istituzionale. Il Green Pass avrà la validità di un anno a partire dal giorno successivo alla somministrazione della terza dose che, ricordiamo, deve avvenire ad almeno 6 mesi di distanza dalla seconda. L'aggiornamento del certificato è in automatico. Dopo qualche giorno si riceve sulle app Io o Immuni il nuovo QR code. Vediamo un po' il punto sulla situazione dei contagi nel territorio della provincia di Arezzo. Sostanzialmente stabile il numero di nuovi casi di Covid nel report dell'ASL. Sono 22 in tutta la sud-est, 10 nell'Aretino, l'altro ieri erano 6. 2 casi nel capoluogo, 3 a Bibbiena, 1 caso ciascuno per altri 5 comuni. 9 i malati in bolla Covid all'ospedale, 1 in rianimazione. Sono 580 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Nell'Aretino sono 178 le persone curate a casa, ma ci sono 835 persone in quarantena perché contatti stretti di caso, 15 i guariti di oggi.
Intanto ad Arezzo complessivamente sono 459.648 le dosi di vaccino somministrate tra prime, seconde e terze dosi. Queste ultime ovviamente sono ancora la minoranza e si attestano a 1.553. Questa è un po' la situazione in generale per quanto riguarda la provincia di Arezzo. Torniamo a leggere i giornali, vediamo La Nazione, pagina di apertura. Green Pass obbligatorio, ecco le regole. Firmato il decreto in vigore da venerdì, nelle aziende controlli tramite app oppure a campione, le sanzioni per chi sgarra, si accende lo scontro sui tamponi, Grillo devono essere gratuiti. Il governo dice no ma chiede un'eccezione per i portuali. Quindi ci sono anche delle discrepanze, anche dal punto di vista, se vogliamo, strettamente politico. I Novax solo di ospedalizzazioni pesano per 70 milioni al mese, dallo Stato 45 milioni per i test anti-Covid, i rischi delle piccole imprese, ma quanto ci costi? Questa fotografia che documenta una partecipante a una manifestazione Novax. Vediamo qualche anticipazione delle notizie di cronaca di Arezzo. Città del Natale, c'è l'ok del prefetto. Poi ancora blitz antidroga a Campo di Marte, sequestri e denunce, operazione che è stata condotta nel pomeriggio di ieri. E poi l'ASL sospende 48 sanitari che non si sono vaccinati. Vediamo la cronaca di Arezzo della Nazione. Proiettile a sindacalista, si tratta di Beccastrini, Alessandro Beccastrini, che è il segretario dei metalmeccanici. Una missiva, come detto, recapitata ieri nella sede regionale della CISL. Poi città di Natale senza contapersone, summit con il prefetto, blocchi solo in caso di folla, i varchi in piazza Vasari, al Prato contingentata la ruota. Quindi città di Natale che si svolgerà anche se con le opportune e doverose limitazioni legate all'emergenza sanitaria, quindi misure preventive. Qualche altra notizia, Baracchi, ultimo viaggio per l'Italia, tra domani e venerdì attesa la salma dell'imprenditore morto in Macedonia. Campo di Marte cinturato dalla polizia, droga sequestrata, occupazione abusiva al kilowatt, questo a Sansepolcro, il festival sanzionato. Vediamo all'interno adesso, elicottero e unità cinofile a Campo di Marte, blitz antidroga nelle piazze dello spaccio, questa è stata un'operazione che è stata condotta in particolare dalla polizia. CISL sotto attacco, proiettile a Beccastrini, escalation di violenza, il sindacalista aretino valdarnese esprime il suo stato d'animo, unanime come detto la condanna di tutte le forze politiche e istituzionali. Senza carta verde 17.000 lavoratori privati, oltre 6.000 nel solo settore manifatturiero. Questa è un po' la situazione, conto alla rovescia per il D-Day, obbligo di certificazione per entrare in ufficio o in fabbrica, sanzioni salate per i trasgressori. Città di Natale è fatta, sì del prefetto, così la mappa, sorpresa, via Crispi, è stata un po' definita quella che sarà la strutturazione della prossima città del Natale e vedremo anche poi quali saranno gli eventuali aggiustamenti, adeguamenti che potranno essere fatti da qui all'inizio. Prima scuola chiusa, tutti in didattica a distanza, terza dose da domani via ai fragili, le medie di Soci costrette a frenare soprattutto per la presenza di un bambino, di un solo bambino positivo, però ci sono anche delle situazioni che comunque devono essere ancora risolte e affrontate. Sospesi i 48 sanitari che non si sono vaccinati, la stangata dell'azienda sanitaria locale contro chi non si è sottoposto a vaccino. Poi il caso Pecorelli, Pecorelli sceglie di non parlare, il garage delle monete è un giallo, il mistero dell'imprenditore, una vicenda che come detto si tinge di grottesco ed ha alcuni connotati che dovranno essere poi chiariti dalle forze dell'ordine. Il comune assume un piano per 21 addetti, la macchina amministrativa si rinnova e a proposito di macchina amministrativa e a proposito anche di interventi del comune vediamo il prossimo servizio filmato perché è stato avviato il cantiere per la nuova sede della Polizia Municipale in via Fabio Filzi. In via Fabio Filzi siamo nella zona di Saione. Siamo stati lì con l'assessore Marco Sacchetti. Siamo qui in via Fabio Filzi di fronte al cantiere che, dove nascerà la nuova sede della Polizia Municipale. Siamo in compagnia dell'assessore Marco Sacchetti che si occupa delle grandi opere. Sì, finalmente diciamo, si vede un principio di partenza di un cantiere. C'è stato il sopralluogo da parte dell'impresa aggiudicataria, hanno sottoscritto tutti i documenti diciamo, contrattuali previsti dal codice degli appalti e hanno iniziato a fare un po' di cantierizzazione.
quindi ci siamo dentro, da un primo sopralluogo dentro sono risultate la presenza di numerosi ovviamente oggetti abbandonati, siringhe, materiale comunque che deve essere bonificato, e quindi lunedì prossimo ci sarà la bonifica dell'interno con l'asportazione del materiale e poi dopo inizieranno i lavori veri e propri. Il progetto è un progetto ovviamente complesso che prevede la ristrutturazione di parte dell'immobile esistente, una parte verrà demolito e una parte verrà rifatto per adeguarlo alle nuove funzioni. Quindi ci sono state tutta una serie di complicazioni procedurali dovute appunto anche al fatto che questa è una struttura complessa e è stato necessario adeguarla da tutti i punti di vista, sia funzionale ma anche soprattutto sismico, alla nuova funzione, perché ricordo che ovviamente la sede di un comando di polizia municipale è una struttura strategica e quindi deve avere degli adeguati, come dire, dimensionamenti strutturali. Una buona notizia di sport, di ciclismo: Bennati, la nazionale è sempre più vicina. Per il campione manca solo l'ufficialità. Daniele Bennati è un passo dal prestigioso incarico, quello di commissario tecnico del ciclismo. Quindi sarebbe davvero un importante incarico per Bennati, un riconoscimento anche alla sua attività professionale. ZTL Movida cala il sipario, via Roma stop chiusure, addio per ora ai tavolini sulle strade, poi vedremo quando e come sarà ripresa questa consuetudine. Ci sono notizie anche dai comprensori, per esempio da Cavriglia, Motu Mundi torna anche quest'anno, schiera grandi personaggi, ospiti soprattutto gli ambasciatori che parleranno anche dei vari problemi legati alla situazione attuale e contemporanea, si parla ovviamente soprattutto di ambiente, ci saranno anche giornalisti di testate nazionale. Per Baracchi l'ultimo viaggio verso casa, tra domani e venerdì è attesa la salma dell'imprenditore cortonese stroncato da un malore in Macedonia, il ricordo commosso degli amici. E poi Kilowatt Festival arriva alla stangata, sanzioni che superano i 4.000 euro e accertamenti sulla logistica del giardino di Piero della Francesca, il fatto risale alla scorsa estate. Già in 500 per l'opera del Cigoli in Pinacoteca, questo a Castiglion Fiorentino, e poi dal Casentino, vediamo, vandali all'opera in centro, aumentare i controlli, questo soprattutto a Subiano, viene messo in evidenza a Subiano, ci sono anche alcuni residenti che richiedono maggiori controlli. Vediamo il Corriere di Arezzo, ci sono delle notizie che evidentemente dovranno essere anche approfondite, entriamo quindi in edicola insieme con voi. La pagina iniziale, ecco, del Corriere di Arezzo, ex vertici Etruria, ridateci case e terreni. Poi ancora va all'asta l'albergo delle Vertighe, l'immobile andrà all'asta alla fine di novembre, l'attività dentro continua. È una notizia che comunque rappresenta, se vogliamo, un po', ci sono degli aspetti anche che stupiscono in fondo. Green Pass obbligatorio per entrare negli ospedali, serve il certificato verde ad accompagnatori e cittadini che si recano nelle strutture per le visite, mentre ai pazienti non è richiesto. Green Pass, Draghi firma il decreto, sarà obbligatorio per i dipendenti nel luogo di lavoro da venerdì, si accederà solo con la certificazione. Poi la cronaca di Arezzo del Corriere, Etruria, dopo le assoluzioni ex vertici amministratori rivogliono i beni sequestrati. Depositata in tribunale l'istanza per fare cessare le misure conservative cautelari. La notizia del Green Pass obbligatorio per chi accompagna o va a trovare pazienti, questo all'ospedale San Donato. Va all'asta l'albergo delle Vertighe, il Covid ha accelerato la crisi di uno dei luoghi più cari agli aretini, davvero un luogo molto caro, le offerte entro la fine di novembre. Una notizia che in fondo dispiace anche un po'. Città del Natale, il prefetto dà l'ok, stessi numeri di banchi, green pass obbligatorio in alcune attrazioni e luci a carico dei commercianti, questo è un po' il filo conduttore della prossima edizione. Vediamo qualche notizia adesso dai comprensori. Addio allo storico Pavesi, l'autogrill sarà demolito in questo fine settimana, progettato da Angelo Bianchetti, attraversa a Ponte la 1, sarà smontato pezzo per pezzo e i lavori dureranno 56 ore e quindi siamo nella zona, ci sembra, di Montepulciano.
Finita la pandemia, riprendono i gemellaggi. Qui siamo a San Giovanni Valdarno. L'assessore Franchi conferma le prossime iniziative. Dalla Verna ad Assisi a piedi in viaggio di nozze. L'esperienza di due giovani, lui di Subiano e lei di Arezzo. Baracchi, la salma venerdì arriva in città a Cortona. Vandalo nel frutteto di notte con la mola taglia 20 piante, è accaduto a Sansepolcro e quindi sul fatto indagano le forze dell'ordine. E poi per quanto riguarda lo sport, aumenta la capienza del comunale. Lo stadio al 75% da domenica, l'Arezzo si augura il pieno di tifosi nella partita che lo oppone al Foligno. Bene, è tutto per questa edizione della nostra edicola Rassegna Stampa. Grazie della cortese attenzione, buona visione e buon ascolto con i nostri programmi.